Siamo nel 1907-1908. Il senso del termine, nel gergo comune cubista, indica una geometrizzazione, e in realtà non è così. Il termine cubista è più un atteggiamento mentale che non una scelta ideologica. Gli artisti sono due solo, Picasso e Braque. Cioè, loro realmente, quando hanno visto Cézanne, hanno conosciuto l'opera di Cézanne e hanno visto l'arte africana, loro sì, hanno capito che la pittura non doveva più rappresentare la realtà così com'era, ma doveva in qualche maniera proporla in una condizione superiore a quello che era la stessa meccanica della visione, cioè tipo la cinematografia, la fotografia. E allora all'inizio, pur non sapendo quello che stavano facendo, loro lavoravano su questa condizione che veniva appunto da Cézanne e dalla visione dell'essenza primitiva dell'arte africana.